Mentre mangio. Un giorno mi suonano alla porta quattro tipi. Blaterano insieme. Non capisco niente. Ancora prima che io mi possa difendere dalle loro accuse, mi trovo invischiato in una situazione di arresto kafkiana. Ma siccome non ho finito di leggere il processo, allora non ho idea di come venirne fuori. Senza rime. I testi in rima si fottono! Non ho bisogno di espedienti linguistici per ricordarmi chi non sono e cosa non penso! Conosco per vuoti e mi viene il sospetto che esistano solo i vuoti! Se ascolti walkie talkie, allora non esisti anche tu! Come non esisto! Allora li lascio parlare affinché il loro caos comunicativo non si evolve naturalmente. Nel parliamo uno per volta, la retorica trionfa. Il primo di loro, Gerald, mi accusa di essere un paraculo sostanzialmente. Dice che per la mia difesa nella vita di tutti i giorni adotto scappatoie invece di risolvere i miei problemi a campo scuse. Mi nascondo dietro ideologie insostenibili che mi arrampico sugli specchi alla ricerca di alibi. Rimango basito, pensavo che la gente si facesse i cazzi propri a questo mondo. Rispondo che non è vero, che la gente mi accusa di continuo più o meno direttamente per cose di cui non ho colpa e che l'assurdità degli eventi complica la situazione fino a rendermi il sospettato, indiziato, colpevole, punito ingiustamente. Allora per dimostrarmi che ho torto, Gerald mi cita due o tre casi in cui effettivamente ho fatto il paraculo, facendomi passare per un abituale stronzo. Non serve a niente che io parli del tacchino in tutti vista. Il pubblico ha già accertato la mia sconfitta ed io detesto questa prima tecnica dell'arte retorica, cioè enumerazione e creazione di presupposti davanti a una maggioranza. Adesso, oltre a Matteo, posso essere chiamato paraculo. Grazie, retorica. Il secondo accusatore si chiama Agamennone. Mi sembra tanto un pezzo di merda, non quanto me a quanto dicono le accuse. Infatti mi vengono chieste delucidazioni sul perché al posto di difendermi dalle accuse io continuo a raccogliere sfide nelle quali non posso competere. Io continuo a replicare con assurdità vaneggianti emulsioni. Combatti! Dov'è la tua spina dorsale? È a casa, criogenicamente congelata. Casomai dovesse servirmi per fare un buco in terra e trovare dell'acqua. Quali sono i tuoi veri argomenti? Dove vuoi andare a parare? Perché non la smetti di negare i tuoi intenti? Vieni nella luce dove tutti si guardano e tutti ti possono vedere. Rispondo che ho i miei scopi e non voglio farli sapere a nessuno. Vengo chiamato ancora paraculo perché come me non fa nessuno. Sono l'unico coglione che non vuole rendere conto agli altri. Ipocrita! Sono sveglio! Sono uno scarafaggio! Mi umilia! Il tuo volermi idoneo! Il tuo volermi iconico! Il tuo volermi attonito! Il tuo volermi non essente come sono, insomma! Sei riuscito a leggere nel mio cervello? Sarei mica uno di quei paranormali tipo Mulder e Scully? La tua richiesta di intenti funziona. Volete un caffè? Accomodatevi. Non ho la moka, non ho i divani. Apostrofo, il terzo di loro si chiama Superman, accusandolo di defezioni. Anche voi quattro siete umani, anche voi fate degli errori. Solo che avendomi attaccato in anticipo, i vostri difetti non saranno mai messi in luce. Superman risponde, ride e guarda Agamennone. Errori? Quali errori? Tu non ci conosci. Facci degli esempi di quando, come, perché abbiamo abusato del nostro potere accusatorio. No, cazzo! La tecnica della richiesta di
degli esempi, sono dei professionisti. Sanno che io non conosco i fatti solo perché sono dalla parte sbagliata della dinamica accusatore-accusato. Resto zitto e prego Zeus, fulmina Superman, adesso! Patetico come io voglia uscire da questa situazione appellandomi al padre degli dèi! Ultima chance! Di riscatto! Il quarto soggetto mi lascia vantaggio! Si chiama Marco Tullio! Mi dà il permesso di difendermi come voglio! Allora affermo di essere solito allontanarmi dal pensiero pubblico! Di ricercare autonomia come individuo! La compagnia non è il mio massimo, per questo nel confronto con gli altri antepongo le forme e i concetti! Risultando pessimo a breve termine! Mi sento rispondere! Carissimo, tutto ciò è bellissimo, ti capisco benissimo, ma devi farti carico della responsabilità del fatto che vivi in un mondo dove esistono altre persone! Non puoi ignorare la loro presenza! Non capisco, Marco Tullio ha detto che mi capisce, dopodiché inveisce sulla mia posizione come se inveisse sulla mia posizione. Quarta tecnica, approvazione ed elusione avversativa. Basta, chiamo un mio amico che abita vicino. Si chiama Fele, canta nel mio gruppo da un centinaio di settimane. Possiede una motosega. Giustizia divina, gli accusatori non sono più un problema. Yeah.